È il 29 agosto 2020 ed il tempo a Ostia è improvvisamente cambiato. Rinforza lo scirocco che confligge con le correnti più fredde provenienti da nord-ovest. Davanti a questa spiaggia, a poche miglia in mare aperto, si trova l'area marina protetta di Tor Paterno. Qui venti e mareggiate in arrivo non consentiranno immersioni, ma un opportuno riassetto ambientale. Tuttavia, devo riconoscere che la crepuscolare dello scorso 21 agosto è stata per me una delle migliori immersioni in questo tratto di mare. La Boa 1 mi è sembrata infatti una sorta di savana tanzaniana in salsa blu, con le cernie al posto delle mandrie di Gnu. Sarà il blu intenso che fa dilatare lo spazio, ma in questo tuffo mi sono trovato nella gioiosa condizione del puer eternus, quello stato di entusiasmante vitalità che fa dimenticare ogni acciacco. Ogni cespullo di posidonia, ogni taglio nella roccia, una sorpresa, un rincorrersi che ricorda i rituali dei giochi dell'infanzia. Mentre ne inquadro una, l'altra se ne va dalla parte opposta. Saltando le buone regole di un efficace piano sequenza, ne esce fuori un'altra che cattura ancora la mia attenzione. E così più o meno per tutta l'immersione. Beh, non male, all'ombra del cupolone. Pur non avendo la fortuna di essere a pochi passi dalla costa, sta pian piano assumendo una densità di popolazione ittica abbastanza vicina a quella della riserva naturale delle isole Medas. Per me la più interessante ridotta naturale del Mediterraneo. Un ottimo obiettivo per la nostra area marina, uno stimolo per accelerare sul sentiero intrapreso. È ora di risalire con un'ultima sorpresa, un lungo discorso con una piovra, un intenso faccia a faccia per comunicarmi qualcosa. Forse per farmi allontanare dalla sua tana. O più probabilmente per dirmi a brutto muso: mo, m'avete scocciato ed è proprio ora che ve ne annate. Rimostranza subito accolta in tempo per gli spettacolari tramonti in super slow motion.